abbiamo ricostruito a partire dalle stazioni meteo di Acqua Lombardia su tutta la regione e alle immagini satellitari, abbiamo ricostruito un modello per mappare proprio l'isola di Calore a diverse scale, quindi alla scala territoriale ma anche alla scala, lo vedremo poi, molto di dettaglio, quindi anche di strada. Okay, possiamo andare avanti? Sì, vabbè, questi sono i crediti, l'ho già detto. Ecco, questa è un'immagine tipica, è un'immagine della Land Surface Temperature, sostanzialmente un'immagine satellitare. Il satellite Landsat passa tutti i giorni al mattino sulla città, sopra la città di Milano, e questa è sostanzialmente la temperatura delle superfici che abbiamo. Vedete in rosso le aree più calde, questo già fa capire come naturalmente i tessuti suburbani siano molto più caldi a livello di temperatura proprio dei materiali rispetto alle parti agricole, e questo non ci sorprende. Però diciamo l'obiettivo è quello di far vedere queste cose, di rendere visibile un po' alcune condizioni visibili. Andiamo avanti. Questo è, diciamo, comparata con la precedente, invece questo è l'indice di, sostanzialmente, di densità della vegetazione. Anche questo si estrae dalle immagini satellitari. In verde è dove c'è più intensità, quindi dove c'è un verde attivo, molto più, più forte. In bianco, naturalmente, dove non c'è questo indice di vegetazione. Le due immagini, questa e la precedente, sono molto correlate. Quindi dove c'è verde, naturalmente, c'è un abbattimento dell'isola di Calore. Andiamo avanti. Ecco, questo è invece il modello applicato diurno alla vostra sinistra e notturno alla vostra destra sull'intera regione Lombardia. Queste sono le temperature. Ci sono differenze molto diverse, naturalmente, e si vedono i diversi comportamenti tra il giorno e la notte. È interessante notare come, per esempio, il fenomeno dell'isola di Calore. Questa è la giornata, abbiamo preso una giornata che è il 4 agosto del 2017, che è stata la giornata più calda registrata dalla stazione meteo di Brera per la scorsa estate. Su questa abbiamo costruito questo modello. Naturalmente si vedono alcune cose interessanti, per esempio come la città o il fenomeno dell'isola di Calore sia molto più intenso di notte. La città accumula calore durante il giorno, lo stesso calore, lo stesso irraggiamento che cade su tutte le superfici viene naturalmente riflesso e restituito al cielo quando c'è uno spazio aperto, uno spazio verde, quindi è molto semplice, restituire questo calore, e invece viene intrappolato con effetto serra all'interno del tessuto urbano, quindi dei cosiddetti canyon stradali. Quindi le città sono, diciamo, delle trappole di irraggiamento che raccolgono calore, e vedete che di notte questo fenomeno è molto più intenso. La città accumulata, mentre gli spazi verdi naturalmente restituiscono. Questa è la Lombardia. Questa è la regione Lombardia, sì, si vedono i confini, scusate, l'ho dato per scontato, però questa è la regione Lombardia e questa è il nostro campo. Questa è la notte di qua. Sì, di qua la notte e di là il giorno. Per esempio di giorno si vede invece come il nord milanese, essendo molto, diciamo, comunque impermeabilizzato, molto costruito, molto urbanizzato, gioca un ruolo importante. E di notte invece la città, diciamo, accumulata. Questo si vede un po' per tutta la fascia prealpina, con le grandi concentrazioni urbane, Bergamo e Brescia. Possiamo andare avanti? Ecco, questo invece è uno zoom a livello di città metropolitana, sempre giorno-notte. Qui siamo entrati un po' più in dettaglio. E questa al centro della città di Milano, si vede il nucleo della città di Milano, ci sono differenze in questa giornata che è estrema, quindi stiamo parlando del 4 agosto, quindi in cui c'era proprio un fenomeno di ondate di calore per 4-5 giorni. In queste giornate appunto la differenza di temperatura arrivava a sfiorare i 6-7 gradi tra il centro della città e l'immediato ambito rurale nelle vicinanze, quindi è esperienza di molti che vivono subito fuori dalla città. Entrando e uscendo dalla città si sentono proprio le differenze di temperatura, no? Il beneficio che si ha uscendo dalla città. E questo appunto è un modello che ci aiuta a rendere visibile questi fenomeni di cui spesso sentiamo parlare, ma che non abbiamo mai visualizzato su una mappa. Possiamo andare avanti. Questa è la stessa rappresentazione, un po' più di dettaglio. Ora appunto abbiamo usato diverse immagini satellitari. Con alcuni satelliti è possibile entrare molto più
in dettaglio, e quindi siamo riusciti in questo caso ad avere una risoluzione che ci consente di andare a guardare cosa succede a livello di strada, di parchi e di costruito. Possiamo andare avanti? Ecco, questo solo per dirvi che esistono ormai tantissime informazioni, sono tutte disponibili gratuitamente, si possono scaricare ormai da diversi portali, ci sono messe a disposizione di tutte, quindi oggi noi possiamo fare analisi molto dettagliate, anche le immagini di oggi le posso vedere domani, le posso scaricare e posso rifare lo stesso modello, quindi c'è molta potenzialità proprio anche per monitorare quello che sta succedendo. Noi vorremmo utilizzare questo tipo di informazioni. Immaginate, una che ha fatto una fotografia, dice oggi Milano è così, ieri era così, domani speriamo di poter controllare quello che succede. Quindi tutte le politiche che si fanno oggi urbane, stiamo pensando alla forestazione, ai grandi progetti, dobbiamo, secondo me, è nostro dovere quello di mappare, di monitorare, di far vedere esattamente che cosa sta succedendo. Se diciamo, se annunciamo una serie di programmi di rinverdimento, possiamo oggi monitorare se effettivamente questa cosa sta succedendo. O stiamo invece consumando suolo, non lo so, con questo tipo di informazioni è molto facile riuscire a controllare il territorio. Possiamo andare avanti? Ecco, questa è l'immagine di prima, solo vi do solo uno zoom. Sono l'isoletta di rosa. Allora, questa qua fuori dovrebbe essere, se non sbaglio, siamo a Pavia forse? Andiamo avanti. Ecco, queste sono sempre le stesse giorno e notte, quindi ne ho messe un po' di più, però possiamo andare avanti. Questa è la stessa, semplicemente ho riportato le isocrone, se vi interessa ve le lascio, cioè si possono vedere proprio le differenze di temperatura. Ogni isocrona mi pare, adesso con la risoluzione è un po' bassa, però mi sembra che siano un grado o mezzo grado ogni linea, insomma. Quindi si vede proprio come la città accumuli calore. Avanti. Ecco, questa invece è appunto la risoluzione di dettaglio sulla città di Milano. Vediamo appunto la differenza in questa giornata. Si passa dai 26 gradi del parco agricolo sud urbano fino alla città, al centro città, che ha 31 gradi. Quindi le differenze sono notevoli. Si vede anche il contributo degli spazi aperti, adesso quelle delle prossime lo vediamo meglio. Ecco. E qua sono alcuni zoom urbani. Questo è il centro di Milano, la zona di Porta Venezia, diciamo, quindi tutto un agglomerato denso, quindi anche il ruolo della morfologia. Noi siamo urbanisti, ci interessa molto capire cosa poter fare poi in vista di un futuro piano di adattamento agli ambienti climatici, che cosa possiamo fare in un tessuto consolidato, qual è il ruolo per esempio dei parchi, in questo caso questi giardini indromontanelli, giardini pubblici di Milano, qual è il ruolo dei viali alberati, che naturalmente emerge dal modello, il beneficio di avere dei viali alberati, e tutta la tradizione per esempio della Milano d'epoca, diciamo, dal fine 800 a prima della seconda guerra mondiale, secondo una urbanistica che di fatto ha saputo creare anche qualità degli spazi urbani con questi viali alberati. E così stiamo iniziando a guardare un po' tutti questi luoghi urbani. Se andiamo avanti c'è un altro, ecco, questa invece è l'area della fiera di Milano, però si vede in alto, anche qui stiamo parlando di un'infrastruttura di grande scala, rossa, quindi stiamo parlando di 33 gradi contro i 30 gradi degli spazi verdi, quindi sono subito limitrofi a patto, quindi siamo intorno ai 2 gradi di abbattimento, una giornata estrema, quindi il beneficio del verde. Invece appunto l'impermeabilizzazione di grandi box, produttivi, industriali, che di fatto scaldano molto durante il giorno, di sera per fortuna, essendo lamiere, riflettono un po' più velocemente rispetto alla città consolidata, quindi restituiscono in area il calore. Andiamo avanti, questo invece si intravede sotto perché è un pochino, questo è invece il lato sud di Milano, siamo al Corvetto, quindi questo è il parco Alessandrini Rogoredo, anche in questo caso una differenza più notevole, questo è sempre di giorno, quindi anche di giorno abbiamo una differenza di 2-3 gradi e si può apprezzare un po' la differenza anche dei diversi tessuti, delle morfologie, quindi dove ci sono edifici con il verde in mezzo, diciamo che
che abbatte l'isola di calore, invece alcune aree invece molto, hanno carattere molto particolare, molto dense e che invece scarsa presenza di verde. Ecco, quindi si può ragionare in termini proprio di forme del costruito, cercare di capire come renderle meno problematiche d'estate. Andiamo avanti. Questo è l'automercato, ve ne lancio alcune giusto per farvi vedere. Quindi 33 gradi e mezzo contro i 30 del parco limitrofo. Ecco, andiamo avanti. Sì, questi invece sono altri lavori che stiamo iniziando a fare per mappare proprio le alberature. Cioè, Milano ha investito parecchio nel database degli alberi. Quindi, queste informazioni sono ancora un po' riservate perché non sono appunto a disposizione del comune di Milano e devono un po' ufficializzare, però diciamo si può distinguere qual è il contributo del verde pubblico, quindi insomma il database è abbastanza avanzato, ci sono la differenza di salute, di specie, di grandezza delle diverse alberature. Questo è solo il verde pubblico e stiamo cercando di analizzare con immagini satellitari che invece il contributo del verde privato, perché a Milano è molto importante, il verde privato è molto diffuso e quindi andrebbe incentivato, e capire appunto anche a livello di disponibilità di spazi come densificare anche il verde privato e non soltanto quello pubblico. Quindi questa è una visione di fatto parziale, perché fa vedere solo gli alberi sottocolorati in blu, fa vedere solo gli alberi pubblici, c'è molto di più di questo. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello che si può estrarre dalle immagini satellitari, dai voli guida, per cui si può iniziare a ragionare proprio sulla mappatura dell'intensità del verde pubblico. Dalla precedente immagine abbiamo visto solo il verde pubblico, qui invece si vede una densità molto maggiore rispetto a quello che è il database fornito dal comune. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i dati LIDAR, quindi sono voli aerei che ti consentono di costruire modelli digitali, quindi molto raffinati della città, modelli tridimensionali che appunto contengono moltissime informazioni sull'altezza, quindi possiamo ragionare sull'albedo, che vuol dire la riflettanza dei materiali, eccetera, eccetera. Questa appunto è la combinazione dell'intensità dei materiali, c'è anche la vegetazione, LIDAR tiene dentro tutto, si può estrapolare la forma urbana, ma si può anche ragionare considerando la complessità della vegetazione. E ci sono ancora pochi studi a livello urbanistico che mettono insieme la forma e l'ecologia degli spazi aperti. Va bene, quindi questo appunto sono alcune immagini, questa appunto è la sovrapposizione del nostro modello, quello che vedete le linee di Zocrone che misurano la temperatura, quindi sempre il beneficio di questi spot che abbiamo nella città, spot verdi. Andiamo avanti. Ecco, in Piazza d'Armi ieri siamo riusciti a fare alcuni zoom dal modello. L'idea è proprio che appunto da queste immagini che forniremo di consentire a tutti di andare a guardare quello che succede nel proprio quartiere, perché l'idea è quello proprio, dopo quello finirò la presentazione, questo è di sviluppare anche un toolkit di co-design, di progettazione insieme ai cittadini per utilizzare questo tipo di immagini nei processi appunto di decisionali, per capire qual è il contributo di queste informazioni, a capire come migliorare la qualità dell'ambientale umano. Ecco, questa